Buongiorno a tutti, è con estremo piacere che ringrazio Central Park e Paolo per averci accolti. Siamo qui alla On Stage, sede dove ci saranno le nuove audizioni della Disney. È con grande piacere che dico che la Disney ritorna in Italia e siamo stati con loro per una bella esperienza con Lion King, il Re Leone, un musical per il quale in genere la Disney fa chiaramente audizioni a New York e nel nord Europa. L'anno scorso abbiamo fatto le audizioni in Italia, a Milano e a Roma, e con grande sorpresa siamo riusciti a fornir loro tre ruoli importanti. Uno è quello di Nala, Daniela Pobega, che è ancora a Londra e sta facendo il tour della UK. E tre danzatori molto bravi che sono con loro. Questa prima collaborazione con la Disney ha fatto sì che ora possiamo annunciare, e con grande piacere. Io sono la casting consultor delle nuove audizioni che si terranno a Milano e a Roma per Aladdin, Aladino. Il musical Aladdin eh, debutta a Broadway l'anno scorso, ha vinto sette Tony Awards, è un musical molto complesso da creare per il cast e il team creativo ha deciso di scegliere appunto Milano e Roma per le prossime audizioni. Noi saremo a Milano, il 30 di gennaio e il 28 a Roma. Uh, la Disney mh, per questi grandi spettacoli mette in piedi una macchina da guerra, come dico io. Um, cerchiamo 28 contratti per i ballerini cantanti e cerchiamo quelli che sono i primi ruoli che sono 6 più due solisti. Io spero che tutti gli italiani rispondano bene alle delle audizioni, che lo leggano con cura. Uh, la Disney ha delle caratteristiche sia fisiche che canore che ballettistiche molto specifiche. Quindi il mio consiglio è quello di leggere con cura, appunto, LED e di venire numerosi. Uh, il musical aprirà, è la prima europea, ad Amburgo, al Neue Flora Theater, che in questo momento sta accogliendo il fantasma dell'opera. Debuttiamo ad ottobre 2015. Le audizioni, come ho detto, si terranno il 28 a Roma, al MAC. Morinari Art Center e a Milano, qui alla On Stage, la scuola di Donatella Bianchini, via Rutilia 10-8. Ehm, a questa notizia posso già dire che ne seguo un'altra che è ancora più bella. La Disney si fida in questo momento dell'Italia, si fida dei talenti, e non è una sorpresa che abbiamo già mandato all'estero 22 contratti l'anno scorso. Torniamo dunque, e questa è la prossima notizia con Tarzan, il musical Tarzan, scritto da Phil Collins. Le musiche sono di Phil Collins. Il musical ha debuttato nel 2006 a Broadway. In questo momento è da sei anni in Germania, con grande successo, è stata ad Amburgo ed è, stato, è ora a Stoccarda. Le audizioni per Tarzan, venite numerosi, sono viceversa a febbraio e abbiamo il 9 a Roma e l'11 a Milano. Tarzan è un musical diverso da Aladdino, abbiamo due cast completamente diversi, abbiamo 22 ragazzi in scena, i ballerini non cantano necessariamente. Quindi per tutti quei danzatori che non hanno dimestichezza col canto, abbiamo la possibilità di offrire dei contratti. E poi invece ci sono chiaramente sei ruoli che ballano e cantano. Inoltre per Tarzan offriamo la possibilità di avere il ruolo di Turk, di Tarzan, di Kala e di Karjak. Quindi, previa spedizione di foto, curriculum ed esempi free con le voci, possiamo dare gli appuntamenti anche ai cantanti. Allora, a tutti i performer italiani, se possiamo dare un consiglio eh, è quello di leggere con attenzione l'ed, quindi il bando pubblicitario. Come avevo detto prima, la Disney è molto, è specifica e chiede sia come tipologia fisica che come range vocale delle caratteristiche che devono essere osservate. Consiglio di prepararsi molto bene per l'audizione di Tarzan sulla fisicità e sulla danza moderna. L'audizione noi insegneremo due coreografie del musical originale. Le coreografie sono atletiche. Abbiamo bisogno inoltre di acrobati perché all'interno di Tarzan abbiamo molta danza aerea e abbiamo addirittura... Quasi fosse del body jumping, quindi abbiamo bisogno di fisicità importanti. L'altro consiglio, chiaramente, che io do sempre a tutti gli artisti italiani è di non aver paura di queste grandi audizioni. Eh, la Stage Entertainment e la Disney hanno già dimostrato di aver bisogno dei grandi talenti italiani. Quindi, io consiglio di venire preparati, chiaramente, ma di provare con grande coraggio e di venire numerosi. Abbiamo bisogno di questi talenti, e abbiamo bisogno, soprattutto per Aladino, come ho detto, di 14 e 14 contratti per i ballerini. Quindi, c'è un numero importante di contratti possibili. Auguro a tutti quanti in bocca al lupo. Allora, per quanto riguarda la lingua, chiaramente questi spettacoli sono in tedesco. Per quanto riguarda i danzatori. Mi raccomando, preparate 16 battute in un inglese comprensibile, facendo molta attenzione alla fonetica in inglese e se riuscite preparate qualcosa di piccolo come può essere un piccolo monologo o può essere una piccola parte di una canzone in tedesco, per far vedere al team straniero che non vi è una difficoltà oggettiva nell'apprendimento di una nuova lingua. Quanto riguarda invece i ruoli, e qui adesso parlo di Tarzan, Turk, Karjak, Kala e Tarzan stesso. Noi mandiamo materiale su parte, quindi da noi stessi riceverete due canzoni e un monologo. Le canzoni sono in inglese, il monologo è in tedesco. Anche qui non vi spaventate, è possibile. In questo momento noi abbiamo, mi fa piacere menzionarlo, spero di potere, spero che lui ne sarà felice. Antonio Orler, mh, che è un italiano che sta facendo Rocky su Adamburgo, ha fatto un'audizione, come spero voi farete, giovani artisti italiani, con una canzone in inglese. Gli è stato dato un monologo in tedesco per vedere la fattibilità e la versatilità nelle lingue. In questo momento lui ha vinto un primo ruolo. Così è stato anche per Carlotta Giudicelli. Rachel, che arriva dall'Italia in questo momento, sta facendo Il Fantasma dell'Opera e potrei menzionarvene molti altri. Daniele Cartamantiglia, in questo momento, è in Francia e in francese sta facendo Alfred con Roman Polanski. Um, un consiglio è quello di preparare bene la canzone in inglese e far vedere appunto che c'è una versatilità sulla lingua, il resto non è una barriera. Io credo che sia possibile. Inoltre, qualcosa è cambiato nella Stage International. Ai, ai miei tempi, quando io ero in Germania, era molto difficile che offrissero a un italiano un primo ruolo in tedesco. Oggi il panorama è migliore. Abbiamo dimostrato noi italiani di essere molto bravi nell'apprendimento e molto veloci. Io credo che questa sia una possibilità per tutti. È importante specificare inoltre che queste audizioni sono delle audizioni della Disney. Gli spettacoli sono originali. Eh, mi vanto, sono felice di collaborare con loro perché la Walt Disney è arrivata in Germania con Stage Entertainment Germania International, con i team originali, con gli allestimenti originali, con la coreografia, la regia e le musiche originali. Per cui gli artisti e coloro che come me collaborano con la Disney hanno a che fare direttamente con la produzione originale del musical, senza filtro. Questo lo dico per tutti quegli italiani che chiaramente in questi anni si saranno chiesti se queste audizioni sono connesse con altre compagnie. Queste audizioni sono assolutamente indipendenti, vengono direttamente dalla casa madre di New York che tramite la Germania, se c'entra ci ha accolti come città dove fare queste audizioni. so neu alles was ich will ist hier und mein herz schlägt immer schneller jeder